Buongiorno a tutti, sono Giulio della terza C e vi leggerò la sintesi del nostro lavoro sul brigantaggio. In questo nostro percorso di studio ci siamo posti alcune domande, ad esempio, perché lo Stato italiano ebbe tanto timore dei briganti da inviare addirittura un esercito? Erano delinquenti isolati o godevano di protezioni? Come mai il fenomeno del brigantaggio esplose solo dopo l'unificazione dell'Italia? E abbiamo cercato, come hanno fatto già gli storici, di darvi una risposta. Abbiamo cercato documenti e preso in considerazione soprattutto quelli iconografici, in particolare fotografie, un'invenzione dell'Ottocento. Analizzando tale fonte abbiamo scoperto molti aspetti della personalità dei briganti e messo a fuoco alcuni problemi della loro vicenda. Queste sono le nostre deduzioni. Prima, in alcune foto i briganti quasi fanno paura, perciò abbiamo pensato che il fotografo volesse mettere in primo piano l'espressione ora aggressiva, ora fiera e minacciosa dei briganti, per far comprendere all'opinione pubblica, quella che poteva essere raggiunta dai giornali, la pericolosità dei soggetti e giustificare il duro ma necessario intervento militare e le pene comminate fino alla fucilazione sommaria. Seconda deduzione. Le foto potevano essere usate come documentazione da parte della Commissione durante i lavori parlamentari o pubblicate su qualche giornale. Bisogna ricordare che i mass media in quel periodo non avevano la stessa diffusione di oggi e anche la conoscenza dell'opinione pubblica su fatti che accadevano nel meridione era piuttosto vaga. Tuttavia è ipotizzabile che la ridotta base elettorale, formata da persone abbienti e alfabetizzate, potesse essere informata dei fatti dai periodici, in quanto erano fra i pochi a saper leggere. Terza deduzione. I briganti vengono spesso raffigurati in gruppo, sia nelle foto sia nelle stampe, come se fossero impegnati in una battaglia campale. Solamente in una foto tra quelle esaminate, il brigante appare solo armato, ma il suo aspetto appare duro e minaccioso. Le relazioni ci informano che i briganti combattevano in piccolissimi gruppi, mai attaccando forze di uguale entità o in campo aperto. Una banda intenta a combattere trasmette però l'idea di un fronte organizzato, pericoloso e contrapposto all'esercito regolare. Quarta deduzione. Una cosa ci è apparsa molto chiara. Le foto sono state fatte in un certo modo deliberatamente, con lo scopo di trasmettere un messaggio preciso. I briganti dovevano apparire delinquenti comuni. Questo allora ci fa capire che le fonti, anche oggi, devono essere valutate ed interpretate attentamente per scoprirne l'intenzionalità e non assumerle acriticamente come verità assolute. Quinta deduzione. Gli artisti che hanno ritratto i briganti hanno atteggiamenti diversi. Alcuni ne mettono in evidenza gli aspetti di strumentalizzazione politica, per cui sono dei balordi mal vestiti dall'aspetto rozzo e miserabile, burattini nelle mani del Papa e dei Borboni. Per altri sono figure romantiche o addirittura eroiche, per altri ancora persone poco minacciose, curate e ben vestite. Gli scopi quindi sono decisamente differenti a seconda dell'autore. Il brigantaggio fu un fenomeno complesso che ebbe molti protagonisti. Il nuovo Stato italiano, a nostro avviso, non ne comprese le ragioni, ma intervenne con la forza per sterminare i briganti, ritenuti solo dei delinquenti comuni. In realtà i briganti erano dei contadini che avrebbero voluto migliorare le loro condizioni di vita e che ciò avevano creduto possibile con il nuovo Stato italiano. Considerare il brigantaggio un pericolo nazionale dando da inviare un esercito di 100.000 soldati autorizzati ad uccidere chiunque fosse stato sospettato di essere un brigante è stato, a giudizio di molti studiosi e non solo, un atto di grande violenza che getta una grande ombra sui primi anni della nostra storia nazionale e spiega come, dopo 156 anni, ancora esistono risentimenti, differenze e malcontento nel popolo meridionale. Per la terza C, Domenico, Giulio, Antonio, Alessandro e Andrea. Buongiorno a tutti, sono Alessandra e racconterò la storia di un brigante locale, Francesco Tomasino. Francesco
era stato un giovane innamorato di Dio di Duro, accusato innocentemente come ladro. Aveva cercato di difendersi da quella accusa, schiaffeggiando il delegato che non gli credeva, scappando poi per non essere chiuso in una prigione. Tutta la famiglia fu allontanata dal paese e da quel giorno da buono divenne cattivo e fu capo di bande. Un giorno, mentre era sdraiato sotto un albero nel bosco, nella selva di Valle Marina, incontrò Menega, una giovane sui 20 anni, forte e bionda, con le guance carnose. Da quel giorno Menega non tornò più a casa e la madre disse al paese che era ammalata, ma la gente capì e zittì. Tutte le notti Francesco andava a trovare la ragazza e le regalò un paio di orecchini, degli anelli magnifici. Insieme erano due giovinezze rigogliose, sature di vitalità. Lui in quelle ore dimenticava tutto e si sentiva superiore a tutto il mondo. Menega andò poi via con lui e ogni giorno lo aspettava con ansia alla finestra per consumare insieme il frugale cibo fatto per lui con fagioli cotti accanto al fuoco. Francesco era rimasto solo per una questione avuta con fuoco, capo di un'altra banda a cui si era unita alla sua, e lui era stato abbandonato dai suoi compagni vigliacchi che per avere diminuita la pena si erano presentati al delegato. Ma Francesco aveva tenuto duro come una pietra e andava vagando affrontando ogni sorta di pericolo. Divideva la giustizia e spesso si vestiva da pacchiana per assistere così camuffato alla festa dell'Immacolata in mezzo al mercato di Sesta. Pareva impossibile che quel giovane, che prima viveva pacificamente in un villaggio, ora facesse tremare tutta una provincia. Un giorno un suo compare si presentò a lui, chiedendo l'ospitalità perché era evaso dal carcere. Francesco, credendolo incapace di tradire, lo accolse nella sua casa e da allora andarono meritando. Su Francesco c'era una taglia e il traditore non aspettava che il momento per sorprenderlo. Un pomeriggio Francesco si sentiva stanco, sfinito per il lungo cammino fatto la notte precedente. Era stato a Tuoro per rivedere il suo mulino, la sua casa in cui aveva passato tanti momenti felici. Quella sera gli sembrava tutto più bello, ma come mai aveva ricordato i momenti felici con la madre, con Angela Rosa, il suo primo amore. E una lacrima gli spuntò negli occhi. Una civetta fece udire un suo malaculato gemito. Un sinistro presentimento gli ronzava negli orecchi. Raccomandò a compare di sorvegliare bene. Si sdraiò per terra e si addormentò. C'era un'alba densa tra le messi ondeggianti al sole. Finalmente il compare lo aveva nelle sue mani. Egli dormiva di sonno profondo e il traditore già sognava la taglia che avrebbe ricevuto. Si accostò a Francesco, si impadronì del fucile, appoggiò le canne al petto di lui e i colpi rimbombarono sordamente. Francesco, stordito, incerto da sonno e morte, sbarrò gli occhi e cercò il fucile, ma emettendo un ultimo grido boccheggiò.